Isola dei Famosi, le anticipazioni della finale, chi vincerà? Questa sera, lunedì 1 aprile 2019, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la finale dell'Isola dei Famosi 2019. Si contendono il titolo di vincitore della 14ª edizione del reality Marina La Rosa, Marco Maddaloni, Luca Wismara, Sara Altobello e Aaron Nielsen. Gli ultimi due naufraghi dovranno affrontare anche all'ultima nomination. Isola dei Famosi 2019, chi vincerà il reality condotto da Alessia Marcuzzi? L'avventura dei naufraghi in Honduras sta per concludersi e per l'ultima puntata vedremo tutti i concorrenti in studio, uno dopo l'altro fino a scoprire il vincitore di questa 14ª edizione del reality. Sul web, in vista della finale, sono già iniziate a circolare le ipotesi su chi sarà il vincitore. Secondo molti, la finale sarà contesa tra Marco Maddaloni e Marina La Rosa. Infatti, Eurobe quota entrambi i naufraghi a 2.75 volte la posta. A seguire Aaron Nielsen a 400, invece Luca Wismara e Sara Altobello sono quotati rispettivamente a 500 e 600. Stanley Bay invece dà come favorita Marina La Rosa, 2.75, seguito da Marco Maddaloni, 300, e Aaron Nielsen, 400. Chiudono la classifica sempre Luca Wismara, 500, e Sara Altobello, 600. Inoltre, durante la puntata finale dell'Isola dei Famosi 2019 inoltre scopriremo chi tra Sara Altobello e Aaron Nielsen otterrà il titolo di quarto finalista dell'edizione 2019 dell'Isola dei Famosi. Non ci resta che attendere la puntata finale di domani, lunedì 1 aprile 2019 per scoprire chi sarà il vincitore della 14ª edizione dell'Isola dei Famosi. Isola dei Famosi pilotato, ecco la scoperta di Striscia la Notizia. L'Isola dei Famosi è di nuovo nel mirino di Striscia la Notizia. Dopo l'inchiesta intrapresa contro il programma l'anno scorso, i giornalisti del Gabibbo tornano all'attacco. Questa volta l'accusa sarebbe che l'Isola dei Famosi sia un programma pilotato. L'esempio più evidente di questo è il comportamento del programma nei confronti del concorrente Soleil. La prova schiacciante. La prova del fuoco è l'episodio che appare più misterioso. Sul web ci sono anche state diverse segnalazioni. Nel momento in cui Soleil Sorghè e Aaron Nielsen si sono sottoposti alla prova, in molti hanno notato che la potenza del fuoco di Soleil era decisamente inferiore rispetto all'antagonista. In effetti mettendo a confronto l'inquadratura della regia qualcosa non quadra. Nonostante questo, però, Soleil diventa la nuova leader della settimana, avendo battuto sul tempo di resistenza Aaron Nielsen.